Disperato erotico Stomp, Lucio Dalla, era il 1977, lo abbiamo ricordato insieme in questo appuntamento dedicato alle stelle di giorno. Buongiorno a te, 380 19 33 500 per interagire con me, avete la possibilità di farlo. Dopo giochiamo con la canzone da indovinare. Non si vince niente, però si vince un applauso. Ieri, pensate, ne hanno vinti anche due di applausi, e quindi non è poco. Vabbè, dai, ci divertiamo un po' così. Giochiamo lo stesso, non per forza bisogna vincere qualcosa per giocare, no? L'importante è trascorrere un po' di tempo in allegria, in simpatia e con la bella musica italiana. Dicevamo prima dei consigli utili, quindi facciamo ripartire la nostra sigla. Ecco il nostro stacchetto dedicato oggi a come preparare l'acqua di zenzero per dimagrire. Dicevamo prima che è un rimedio favoloso per prendersi cura della salute, perché riequilibrare i livelli di zucchero nel sangue e rendere anche più efficiente la digestione, soprattutto in questo periodo che si mangia un po' di tutto e si eccede alle volte. Alcune persone non riescono a smaltire i chili di troppo, o almeno non rapidamente quanto vorrebbero, a dispetto delle diete ferree e dell'attività sportiva, che ricordo ancora una volta è fondamentale. I motivi possono essere molteplici, ma i più comuni sono la ritenzione idrica e il metabolismo lento. Si tratta quindi di veri e propri ostacoli che impediscono poi di raggiungere un obiettivo vero e proprio, però esistono anche dei modi per aggirarli. Uno di questi, appunto, è bere, che aiuta a eliminare le tossine che finirebbero poi per trasformarsi in grasso, soprattutto sulla zona dell'addome e dei fianchi. E poi stimola lo stomaco e tutto l'apparato digerente, comincia a funzionare con più agilità, e bere acqua è il modo migliore per accelerare il metabolismo senza poi danneggiare gli organi, e possiamo anche arricchire quest'acqua con alcuni ingredienti ottenendo il massimo profitto. Per esempio, ci sono diverse alternative. Abbiamo per esempio bere lo zenzero con l'acqua, perché aiuta nella perdita di peso, perché grazie alle sue proprietà l'acqua di zenzero equilibra i livelli di zucchero, contribuendo a prevenire i picchi e i cali di glucosio nel sangue. Questo appunto è uno dei punti chiave del dimagrimento: tutto lo zucchero non metabolizzato si trasforma in grasso, ossia in chili di troppo. Stimola anche la digestione. Lo zenzero stimola proprio la produzione dei succhi gastrici, facilitando la scomposizione degli alimenti e quindi anche l'assorbimento delle sostanze nutritive. Ci aiuta poi ad espellere le tossine, quindi se state cercando di dimagrire, ricordate che oltre alla quantità di caloria ingerita è importante anche quello che succede a livello metabolico. Aumenta la temperatura corporea, perché torniamo alle calorie, le diete sopra menzionate, quello che abbiamo parlato, eccetera, e non si basano sul principio di bruciare più calorie di quelle che ingeriamo, perché significa che è utile mantenere il corpo a una temperatura elevata. Il calore corporeo elimina i liquidi a livello metabolico, prevenendo la ritenzione idrica. Questo è quello che ci ricordano attraverso questo sito internet. C'è anche una ricetta su come preparare l'acqua di zenzero per perdere peso, quindi amiche e amici in ascolto che ci state guardando, prendete appunti, perché gli ingredienti sono questi. Attenzione, attenzione: 6 tazze d'acqua, quindi 1,5 litri, 5 cucchiai di zenzero grattugiato, circa 50 grammi, e il succo di 2 limoni. Come si prepara? Si mette a scaldare l'acqua. Arrivata a bollore si aggiunge lo zenzero grattugiato, si lascia bollire per 1-2 minuti, quindi poi si spegne il fuoco, si fa riposare il decotto per 10 minuti circa, si filtra il contenuto, si aggiunge il succo di limone e poi si beve una tazza, preferibilmente la mattina, a digiuno. E per raggiungere l'effetto desiderato sarebbe anche opportuno bere l'acqua di zenzero per un certo periodo di tempo tutti i giorni, non una volta sola, non funziona una volta sola. Si tratta di un rimedio i cui effetti sono visibili a lungo termine. Poi non esiste una quantità massima, ma potete berne quanto volete, chiaramente non 18 litri, quello mi sembra un po' eccessivo. Anche per oggi la nostra rubrica dei consigli utili finisce qui, torneremo settimana prossima, intanto continuiamo con la bella musica, giochiamo. Qual è il titolo di questa canzone? Questa è nuova, 380 19 33 500, vediamo un po' chi è il più veloce a inviare un messaggio, una canzone nuovissima, nuova.